Ma ciao a tutti, che si racconta in paese. Oggi parleremo di animali, e che novità direte, ma più precisamente ne vedremo alcuni che salvano gli umani. Ehi, solo perché noi esseri umani siamo egoisti e asociali non vuol dire che anche tutti gli altri nel mondo lo siano. Per quanto possiamo considerarli inferiori o denigrarli, loro non fanno distinzioni e non hanno razza. Se vogliono proteggere qualcuno lo fanno e basta, senza chiedere nulla in cambio. Insomma, per rimanere sorpresi ancora una volta vi ricordo prima di sedurariarvi e poi di passare in un mondo di sconti che si trova nel mio canale di sconti ufficiale su Telegram. Se siete risparmiatori come me ricordatevi assolutamente quindi di seguirmi. Link in descrizione e partiamo come sempre alla grande. Numero 10. Jumbo il gorilla. Non voglio rievocare vecchi ricordi perché sicuramente tantissimi quando si parla di gorilla negli zoo ricordano ancora oggi il famosissimo Harambe, ucciso ai tempi per salvare un bambino, ma stavolta non parleremo di una situazione che stava degenerando a tal punto, bensì di un qualcosa del tutto diverso, ma allo stesso tempo simile. Jumbo era l'animale interessato e il 31 agosto 1986 un bambino di nome Levan Merritt era caduto nella gabbia dei gorilla. Uno di loro, appunto Jumbo, vedendo il piccolo svenuto e forse ferito, lo aveva tenuto al sicuro dai suoi simili. Il gesto fu incredibile, così tanto da far discutere gli esperti su come mai l'animale avesse avuto quell'atteggiamento così positivo e protettivo. La pubblicità che ne derivò, specialmente grazie ai passaparola degli ospiti dello zoo, fu assurda, e convinse tante persone che in fondo quegli animali non erano così pericolosi come si pensava. Morale della favola, state attenti ai vostri bambini, a quanto pare cadono facilmente dentro le gabbie. E non sto minimamente scherzando, nonostante le misure di sicurezza siano aumentate negli anni, questo può succedere in qualunque momento. Numero 9. Beluga salvatore. I beluga sono mammiferi molto amichevoli. Non ho fatto ricerca in merito, ma ho visto tanti video di questi animali che magari riportano indietro palle da rugby o cellulari cadute dalle persone in barca. O addirittura le salvano dall'affogare. Ed è tutto vero. Specialmente l'ultima vi lascerà davvero con il cuore pieno di «Oh, che carino!». Yang Yun, una sommozzatrice cinese di 26 anni, stava cercando di battere il record di apnea sul fondo di una piscina polare, in mezzo alle balene beluga, ad Harbin, nel nord-est della Cina, durante una competizione. Ma all'improvviso, a causa delle bassissime temperature, ha avuto un crampo assurdo alle gambe. E sapete cosa vuol dire? A quel punto la balena è intervenuta, afferrandola con la bocca fino a farla risalire in superficie. È stata davvero una scena incredibile per lei, specialmente l'essere salvata da questa specie, che è tra le più amichevoli, che spesso e volentieri vuole giocare con l'essere umano e che ha addirittura dei muscoli facciali per sorridere. Numero 8. Delfini e squali. Avrete sentito dire spesso che il miglior amico dell'uomo è il cane? Beh, da adesso in poi saranno i delfini i nostri migliori amici. Insomma, sono adorabili, o no? Beh, se non sono quelli presenti nel cartone dei Simpson. Oh, quei delfini sono persone orribili. Comunque sia, questa è una storia molto bella di un salvataggio davvero epico. Un surfista di nome Todd Andrews, a Marina State Park vicino a Monterey, in California, stava facendo la sua solita scampagnata in acqua, quando all'improvviso uno squalo è saltato fuori dal nulla. Sfortunatamente l'animale l'aveva già morso 3 volte. 2 sulla schiena e 1 sulla gamba, ma per fortuna i delfini, che spesso surfano e saltano con lui, sono apparsi come mandati dalla dea bendata. Avevano circondato l'uomo per tenerlo al sicuro, separandolo quindi dallo squalo e alla fine tutto è finito come si deve. Ha raccontato spesso la sua esperienza, ma non è neanche il primo caso, tante altre persone sono state salvate dai delfini. Numero 7. Conigli. Molte volte tendiamo a comprare solo cani e gatti, ma che mi dite dei conigli? Ok, lo so che alcuni mi scriveranno nei commenti che ce li hanno ed è normalissimo averli, ma non lo è poi così tanto. Alcuni evitano questo tipo di animali perché i primi tempi tendono a fare i bisogni un po' dappertutto e in quantità industriale, senza un adeguato, diciamo, addestramento, e alcune visite mediche. Ma vi dico anche che potrebbero salvarvi la vita, se fosse necessario, non ci credete? Beh, allora dovete fare conoscenza con un certo Simon Stigel, che nel 2004, a 42 anni, è svenuto all'improvviso a causa di un calo di zuccheri nel sangue. Era diabetico e per questo andava tenuto sotto controllo. La moglie era un paramedico, ma non si è accorta subito che aveva avuto un calo, visto che si era addormentato solo sul divano, come ogni sera. Solo il coniglio di casa, di nome Dory, aveva cominciato a saltare sul petto dell'uomo in quel momento. Grazie a ciò la signora Stigel ha capito cosa stava succedendo. Di solito il marito si svegliava subito quando sentiva qualcuno nelle vicinanze, ma in quel momento non apriva più gli occhi. Alla fine tutto è finito bene e il coniglio ora è il preferito della famiglia. Numero 6. Maialino coraggioso.
Non parliamo di Babe, ma di un maialino, anche se non tanto, più sporco, più grosso, ma sempre fedele e coraggioso. Lulu è la salvatrice della sua proprietaria, Joanne, vittima di un attacco di cuore. Non è molto recente la storia, ma molte volte viene nominata per ricordare come gli animali di qualunque razza possano avere sempre un grande cuore anche per l'umanità. La donna era rimasta sola in casa, presso l'alloggio delle vacanze a nord di Presque, in Pennsylvania, mentre il resto della famiglia mancava. Lei aveva avuto un attacco di cuore, sfortunatamente. Con le ultime forze aveva cercato di rompere una finestra per farsi sentire dai vicini, visto che aveva malapena voce. Il cane della famiglia era in giardino e continuava ad abbaiare, accortosi del problema serio. Ma nemmeno ciò funzionava. Però anche il loro maiale era in giardino e, sentendo i versi del cane, aveva notato la donna dalla finestra ed è andato dritto in strada a cercare di fermare qualcuno. Nessuno ovviamente dava peso ad un maiale sovrappeso per strada, tranne un motociclista che invece ha fermato la moto e ha seguito l'animale fino a casa. Avendo visto la donna in fin di vita, ha chiamato subito un'ambulanza. Arrivato sul posto, ha caricato Joanne. Il maiale, preoccupatissimo, ha cercato di salire con lei, ma non ha potuto. Alla fine anche questa storia ha avuto un lieto fine e quasi quasi vado ad adottare pure io un maialino. Numero 5. Lupi riconoscenti. Molti anni fa in Alaska, nell'isola di Kuprenov, un uomo stava andando per strada, attorniato da una bellissima foresta, dove giravano tantissimi lupi. Era primavera, la natura sembrava silenziosa nonostante il periodo. Quel preciso giorno un lupo era rimasto incastrato nella trappola di un cacciatore. L'uomo aveva aiutato l'animale, liberandolo con tutta la sua forza e il suo ingegno. Sembra fosse lì da tanto tempo, visto che stava soffrendo e sembrava avere tanta fame. Gli diede un po' di carne. Dopo qualche ora era andato via. A quanto pare era una femmina e sembrava anche ansiosa di tornare da qualche parte. Probabilmente era preoccupata per i suoi piccoli. 4 anni dopo, l'uomo, come al solito, stava andando di nuovo per quelle strade. Solita routine, ma un pericolo diverso. Un orso lo aveva costretto a scappare e saltare sopra un albero mentre stava camminando vicino alla foresta. Sembrava spacciato. L'orso aveva provato ad aggrapparsi per salire e prenderlo, ma all'improvviso un branco di lupi era arrivato in suo soccorso e tra loro c'era quella che lui aveva salvato, la madre con quelli che sembravano i suoi figli. L'uomo era finalmente in salvo, l'orso si era spaventato, i lupi se n'erano andati dopo aver visto che era tutto tranquillo. Questa storia è stata raccontata nel 1987 nella rivista Reader's Digest. C'è stato tempo fa un altro caso di un uomo che aveva salvato un altro lupo da un'altra trappola. Anche in quel caso l'animale è andato via subito, dopo essere stato liberato. Sembra loro capiscano bene le situazioni in cui si trovino e sembra sappiano cosa sia la riconoscenza. E pausa quiz. Prima di continuare, chi è che sa dirmi che film si riferisce questa sequenza di emoji? A. Hulk. B. Lanterna Verde. C. X-Men. Risposta alla fine del video e continuiamo. Numero 4. Pappagallo odiato. A volte i figli vogliono adottare animali che ai genitori non piacciono tanto, tipo rumorosi uccellini di vario genere, o pappagalli. Oh sì, quelli sì che parlano. Ehi, alcuni letteralmente. Altri, anche se non parlano, urlano fin troppo. Pearly è il pappagallo della famiglia Wolf, che abita ancora oggi in Florida, nonostante il piccolo incidente che hanno avuto. La loro casa una notte stava andando a fuoco, ma i figli e i genitori dormivano beatamente. Pearly ha cominciato a urlare a più non posso finché non si sono svegliati. Il padre era furioso, perché ogni notte sentiva quell'animale fare certi versi, ma stavolta aveva esagerato. Mentre si incamminava verso la cucina dove si trovava la gabbia di Pearly, aveva sentito odore di fumo e visto un fuoco disumano accendersi nel salotto. Ha così chiamato i pompieri e evacuato la casa. Tutta la famiglia stava bene e il pappagallo da rompiscatole era diventato eroe. Numero 3. Balene salvatrici. Sapete quale sarebbe un bel lavoro, a mio parere? Il biologo marino, specialmente delle balene. Studiare le balene deve essere molto figo e bello, a mio parere, quindi sono opinioni personali, perché sono creature affascinanti e a quanto pare anche riconoscenti. La biologa Nan Hauser è appunto una biologa e stava studiando una balena, ma non si era accorta che c'era uno squalo tigre dietro di lei. Ma la balena lo sapeva e ha continuato per 5 minuti di seguito a spingerla dalla parte opposta. Lei non capiva come mai, ma alla fine aveva compreso appena lo squalo ha provato a fare uno scatto verso di lei. L'animale gigante ha fatto di tutto però per proteggerla e tenerla al sicuro con le pinne. Numero 2. Labrador protettivi. A quanto pare i cani rimangono nella top quando si tratta di salvataggi. In questo caso, per esempio, un Labrador sta salvando un bambino, che però era stato portato al lago dai genitori per imparare a nuotare.
Come vedete, ha tutta la sicurezza che gli serve per imparare piano piano. Ma l'animale è così legato a quel bambino che più volte è andato giù a prenderlo, perché temeva potesse farsi del male. Davvero bellissimo. Numero 1, il miglior amico. Mai una frase fu più giusta. Alla vetta della classifica abbiamo Lefty, un pitbull che ha sacrificato una parte di se stessa per il suo padrone, letteralmente. Durante la notte dei ladri erano entrati nella loro casa e stavano per sparare al padre, quando Lefty si è messa davanti al proiettile, appena un secondo prima che venisse sparato. Non siamo ovviamente in un film. Il cane fin dall'inizio stava davanti al suo padrone, cercando di proteggerlo, e non si era spostato minimamente, dall'inizio. Sfortunatamente è stato ferito alla gamba e ha dovuto subire un'operazione. Alla fine è riuscito a sopravvivere Lefty, anche se con una gamba in meno. Ora ne ha tre, eppure salta e corre come sempre, e sta vicino al suo padrone, stando attento a non ci siano altri problemi. Il suo amore è davvero incrollabile. La risposta al quiz era Hulk, quell'omone grosso, verde, arrabbiato, ma anche gentile. Con questo concludiamo. Avete animali voi? Beh, trattateli bene. Ricordate sempre di dire che sono stati adottati. Io personalmente odio quelle persone che dicono che hanno comprato un animale. Non sono oggetti e forse hanno più civiltà di noi. Ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.